Bella a tutti ragazzi, sono Medino e bentornati qua sul mio canale con un nuovo video. Siamo tornati oggi con un nuovo gameplay relativo a Call of Duty Black Ops 2. Sono 34 Gunstrix in Flawless, con Nuclear ovviamente. Su Deathmatch a squadre, gameplay comunque normale, non penso sia nulla di spettacolare. Oggi volevo trattare con voi un argomento che magari già in passato era stato trattato sotto altri punti di vista da altre persone qua su questa piattaforma o sia YouTube, ma io vorrei provare a trattarlo con le informazioni e gli argomenti che posso avere adesso. Infatti gli ultimi commenti relativi a ciò che ho trovato sono stati di un po' di tempo fa, magari 6-7 mesi, magari è cambiato qualcosa, e soprattutto volevo far valere anche la mia opinione dicendovi ciò che penso. Allora, iniziamo subito dal fatto che l'argomento di cui parleremo oggi è la televisione e di come quest'ultima pian pianino stia andando a scomparire, secondo me. Allora, a parer mio, ciao Seba, la televisione sta pian pianino andando, appunto, morendo. Perché? Perché internet la sta sovrastando in ognuno dei suoi campi. Cosa intendo con ciò? Intendo che, a mio parere, internet sta letteralmente prendendo il posto della televisione in ogni cosa, nello sport, nel cinema, nei bambini che si scaccolano, in pratica in ogni cosa. Non c'è un settore in cui la televisione possa proporre qualcosa in più rispetto a internet. L'unico, a parer mio, vantaggio, l'unica agevolazione che si ha nel guardare la televisione è che magari per una famiglia o per comunque delle persone che sono un po' di più, guardarlo su uno schermo con una miglior qualità può essere più vantaggioso. Se si pensa però sotto altri punti di vista, il computer, o comunque, come dicevo prima, l'internet sovrasta la televisione in ogni campo. Ad esempio, pensiamo al cosa voglio vedere. Se io voglio vedermi una qualsiasi cosa, su internet posso farlo quando e dove voglio senza avere, appunto, restrizioni di tempo. Invece sulla televisione devo per forza magari mettermi un impegno per guardarmela in quel periodo. E a parere mio questo è uno svantaggio assurdo. Così come il cosa puoi vedere, perché sulla televisione sono, diciamo, le grandi campagne, cioè le grandi case a decidere cosa farti vedere. Invece su internet puoi vedere quello che vuoi, come e quando vuoi. E penso che questa frase, il quello che vuoi, come e quando vuoi, penso che sia il riassunto generale del periodo della televisione di adesso. Infatti molti, come avete notato, stanno cercando allo stesso tempo di mettere insieme internet e la televisione, magari invitando Facebook, YouTube Stars in televisione, perché magari pensano di riuscire ad ottenere un po' più di visione da quelli che sono i ragazzi che seguono le star di internet. Quindi, a parer mio, la televisione sta davvero cadendo in basso. Io non la guardo mai, penso che anche voi comunque non siate così appassionati. Certo, un film ogni tanto ci sta. Fatemi sapere cosa ne pensate con un bel commento, lasciatemi anche un bel mi piace, un'iscrizione se ancora non siete iscritti. In descrizione trovate due pagine Facebook, mi farebbe piacere se ci passaste. Per oggi da Medina è tutto e bella.